Questa era Carme di Daniela Pes, la prima scelta musicale dei nostri ospiti che sono al telefono, Paolo Girella e Maria Saracino. Buongiorno. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. In particolare questa scelta è di Paolo, giusto? Sì. Ok. Come mai hai scelto questo brano, Paolo? Ma mi sembra, a parte niente, ero contento di condividere questa sacerdotessa della musica che penso veramente vada scoperta e diffusa, e tra l'altro appunto è in giro in questo periodo, quindi magari può diventare l'occasione per interessarsi un po' di più. Certo. Era anche in apertura del concerto di Fabio Silvestre e Gazzè al Circo Massimo, quindi sono molto contento che Daniela Pes avrà un grande pubblico davanti. Molto molto bello. Allora, Paolo e Maria sono qua oggi per raccontarci di questo nuovo podcast di Emons che si intitola Borghesia Violenta. È un podcast di cui loro hanno curato la regia e anche l'adattamento e la supervisione editoriale su, diciamo, soggetto, diciamo, sulla parte autoriale di Nicola Ventura e David Barra. E, intanto è un progetto sicuramente interessante, che secondo me inserisce un punto di vista un po' diverso sugli anni 70 e 80 in Italia, e su quella che insomma è su quelli che sono definiti gli anni diciamo degli attentati, del terrorismo, della polarizzazione estrema, no? Del nostro dibattito anche politico e sociale, anche gli anni della giovinezza dei nostri genitori o dei nostri colleghi di radio. Sì, a proposito di quello che diceva anche Raffaella Romagnolo, no? Che la storia diventa ancora più, diciamo, interessante, ti colpisce ancora di più se riesci a trovare un legame con quella storia. Devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, io sono dell'84, quindi quella storia non l'ho toccata in maniera, diciamo, reale. Ovviamente i miei genitori sì, però non ho avuto... forse loro hanno voluto un po' tenermi lontana da quel mondo lì. Non ho avuto grandi racconti da parte loro, e non so, Giovanni forse un pochino di più, però ecco, l'ho sempre vista, comunque l'ho sempre storicizzata, nonostante sia un periodo molto vicino, nonostante sia molto vicino geograficamente al luogo dove sei nato. Esatto, Giulio Cesare. Sì. Allora, intanto voglio chiedere a Paolo e Maria come sono venuti in contatto con queste storie e come hanno deciso anche di renderle, diciamo, materiali raccontabile. Iniziamo da Maria. Allora, sì, vabbè, in realtà lei è capitato più o meno 4 anni fa, ormai sembra appunto una vita, che un amico segnalasse questo libro dicendo: perfetto per l'audio, dagli un'occhiata, sapendo che appunto lavoravo per Emons e stavamo producendo una serie di podcast. E come sempre all'inizio c'è una certa ritrosia quando qualcuno ti segnala qualcosa, anche se questo amico lavora anche lui nell'editoria, perché hai sempre paura, no? Che sia in qualche modo poi difficile dare una risposta, insomma, anche dare uno, insomma, motivarlo, eccetera, eccetera. Invece quando ho iniziato a leggere questo libro, ricordo era Natale, insomma, sul freddo, sul divano, il merluto, in campagna, così, e subito c'era una serie di storie personali di questi personaggi che mi hanno subito colpito. Ripostava tantissimi virgolettati proprio dai processi, quindi sentivo nell'orecchio le voci di questi protagonisti, che appunto adesso è uscito Giuseppe Fioravanti, però il ciclo dedicato a Valerio Fioravanti, da poi ne usciranno altri, ne parleremo. E quindi ho pensato che effettivamente era perfetto per l'audio e la dritta era giusta. E quindi così sono tornata dalle vacanze, ne ho parlato con Carlo Donat-Cattin, che è la nostra direttrice editoriale, e Paolo Girella, che appunto è il direttore di Emons Records, e siamo stati, direi, subito d'accordo, ovviamente dopo che hanno anche loro letto il libro da cui è tratto appunto questo podcast, che effettivamente poteva essere perfetto per l'audio. Libro omonimo, Borghesia Violenta, scusate non l'avevo segnalato, di GOG Edizioni. Esatto, che è il nostro anche coproduttore. Esatto. Paolo, e così ci siamo messi sotto. Come è andata avanti l'avventura? No, appunto, come dice Maria, è partita diversi anni fa, perché gli autori ci hanno in un certo senso un po' davvero affidato l'adattamento. Poi ovviamente ci siamo confrontati con loro ogni volta, però poi il lavoro è stato molto di riduzione, per riuscire appunto a sfruttare la dimensione del podcast, che comunque è diciamo, più sintetica rispetto a come venivano trattati determinati argomenti all'interno del libro, e quindi abbiamo fatto un grande lavoro appunto di sintesi, e uno dei lavori più grandi che abbiamo fatto, in questo devo veramente essere grato a Maria che ha avuto una pazienza straordinaria, è stato comunque riascoltarsi tutti i virgolettati che c'erano all'interno del libro, che sono insomma ascoltabili grazie all'immenso lavoro che ha fatto Radio Radicale nel tempo, che ha, come dire, raccolto in archivio tutti i processi che poi noi appunto abbiamo fatto ascoltare all'interno del podcast. E niente, quindi è stata un'immersione totale. La cosa un po' particolare appunto che come dicevate, quegli anni non sono tanto ricordati e tanto indagati, adesso si sta cominciando un po' a farlo, a noi interessava anche questo perché comunque pensiamo che lì possa esserci un po' una chiave di lettura per determinate dinamiche che sono attualmente insomma in corso e che probabilmente continueranno a come dire, a coinvolgerci nel bene e nel male, e questa è stata un'occasione particolare perché comunque non è magari una chiave di lettura proprio sul periodo storico, però si interroga molto sulle biografie che hanno fatto parte di quel periodo storico. Assolutamente sì, perché poi appunto ci sono questi ragazzi che sono poi protagonisti di questo periodo, questi ragazzi effettivamente che poi anche nella sinossi del libro vengono citati come bravi ragazzi, sono ragazzi che fanno parte di una borghesia italiana, anche insomma medio-alta, meno quasi tutti, e che però a prescindere dalla loro ideologia, dal loro schierarsi, sono accomunati da questa violenza assolutamente diciamo senza nessun tipo, anche da come la raccontano, no? Quello che poi effettivamente colpisce nella storia, a parte mettere insieme i pezzi, e sono d'accordo con Paolo che molte cose ci danno, ci spiegano anche un po' il punto in cui siamo ora. La cosa interessante è anche il modo in cui loro raccontano quello che fanno, con quasi una... mi viene da dire, non perché non è un'ingenuità, ma una normalità. Quasi, cioè, una noia. Sì, esatto, sicuramente c'è anche quella componente, però è proprio un discorso di abitudine alla violenza, cioè come se fosse un qualcosa che non potesse avere nessuno sbocco se non quello. Qual è stata la vostra sensazione anche emotiva, umana, rispetto appunto all'ascolto di queste voci originali, no? Di queste cose, di questi virgolettati che diventano persone, no? Vere e proprie, cioè non sono più solo personaggi storici, no? Sono anche, insomma, quando uno ne ascolta la voce diventano vivi in questo momento. Una voce di un ragazzo, di una ragazza di meno di 30 anni che raccontano cose che appunto farebbero veramente tremare i polsi. Maria, tu che hai sentito tutto l'archivio, che immagine hai avuto? Vabbè, ovviamente di shock iniziale, nel senso che, come dicevate voi, è una recente, però la maggior parte della nostra generazione anni 80 poco nota, ovviamente perché questo non fa parte dei programmi scolastici, e poi, come diceva Flavia, perché fondamentalmente non ci è stato raccontato neanche dai padri, dai genitori, insomma, e quindi è abbastanza scioccante di per sé le storie, ancora di più se ascoltate dalla voce dei protagonisti. Ovviamente contestualizziamolo, quelle voci che noi ascoltiamo sono comunque voci dai processi che poi sono avvenuti nel corso degli anni, però insomma a seguito di tutte queste vicende che stiamo raccontando. Ovviamente è un contesto che è completamente diverso rispetto a quello attuale, quindi è difficile comunque immaginarselo, però come dicevate, è un contesto in cui avvengono stragi, attentati che sono all'ordine del giorno e che invece a noi sembrano lontani anni luce. Quindi con questo ovviamente non voglio dire che li giustifico, ma è un contesto che è completamente diverso. Diciamo che l'emozione, almeno personalmente, è stata doppia. E non vorrei che le mie parole fossero, diciamo, malinterpretate, quindi cercherò di dirle al meglio. Da un lato di shock, quindi però dall'altro di, tra virgolette, fascino oscuro, inteso proprio però come passione politica, che invece io sento che negli ultimi anni si è un po' persa, almeno diciamo diciamo, nella mia generazione, che magari ha cercato anche un po' stupidamente, magari un po' in maniera superficiale, anche di fare un po' di militanza, però che sembra appunto acqua fresca rispetto a quanto è stato fatto in quegli anni. Non mi riferisco solo a questi protagonisti, ma proprio agli anni 70, insomma, pensiamo anche alla rivoluzione femminista, certo, tutta una serie di cose, battaglie che sono state fatte in quegli anni e che adesso, insomma, diamo per scontate. Questo è stato un po' il mio sentimento. La preziosità di Borghesia Violenta è sicuramente nell'andare dalla parte opposta a quello che con durante un colloquio con Benedetta Tubaggi, fatta proprio in questo studio, veniva definito come lo svagheggiamento della classe politica attuale. Esattamente durante la commemorazione della strage di Piazza Fontana di Brescia. C'era appunto un buttarla un po' in curva, buttare la palla in curva, mentre qui appunto si sente esattamente la dichiarazione diretta di persone che non temiamo conseguenze legali nel dire che, non dico che condividevano la stanza, ma sicuramente sono geograficamente vicine alla seconda carica dello Stato in questo momento. Ah certo, sì. Oppure certo, sono anche sono, non dico coetanei, ma forse vicini a fondatori di partito che creano appunto il partito di maggiore governo. Fini a un certo punto viene citato, no? Sono per tutti, dirne uno, insomma, sì, che poi l'altro sono proprio anche mezzo uscito da pochissimi questa, gradi di separazione dall'adesso e sì, come detto all'inizio sono letteralmente la storia della giovinezza dei nostri genitori, ma certo, anche dei nostri vicini di vita, sono e in mezzo a noi. Io volevo chiedere a Paolo invece, dal punto di vista pratico, no? Dal punto di vista della realizzazione del podcast, che appunto ha una parte di narrazione, quindi di raccordo, no? Anche fra le varie voci, c'è la voce narrante di Rocco Tedeschi e quindi insomma bisognava anche trovare un modo per raccontarle queste cose. È vero che il libro fa da scia, diciamo, no? Uno un pochino deve segue, immagino abbiate seguito adattandolo, però il libro, come dicevi anche tu, sono 350 pagine, quindi bisogna trovare anche un po' un modo efficace per raccordare tutte queste parti. Come avete lavorato in questo senso? Beh, abbiamo lavorato, diciamo, un po' di montaggio, devo essere sincero, nel senso che abbiamo individuato i nuclei narrativi più forti e poi abbiamo delle volte magari smontato e rimontato la struttura narrativa del capitolo dedicato al personaggio, per riuscire appunto a renderlo attraverso un po' di la struttura dello storytelling o comunque della serialità, in grado appunto di dare un respiro, che normalmente appunto sono di circa 4 puntate, quindi poi sembra brutto da dire, però magari lasciare sospeso, anticipare qualcosa a fine puntata in modo tale da certo, voler percorrere poi tutta la vicenda attraverso appunto le puntate. Però appunto le vicende in sé sono comunque talmente tanto piene di fatti che si adattavano particolarmente bene. Una piccola cosa che magari abbiamo fatto in più rispetto al libro era tentare un minimo di contestualizzare alcuni eventi che giustamente il libro era piuttosto specifico, quindi venivano un po' dati per scontati, e quindi semplicemente fare dei piccoli riepiloghi che aiutassero a inquadrare meglio la vicenda, il contesto, certo. Sì. Senti, un'ultima domanda a entrambi, a Paolo e a Maria. Qual è stata la cosa, non so quale fosse, diciamo, il vostro grado di conoscenza della materia, però qual è stata la cosa che vi ha più sorpreso, o il personaggio che diciamo vi ha lasciato a bocca aperta, o la rivelazione, insomma qualcosa che vi ha veramente colpito? Sceglietene una, perché immagino ce ne sia stata più di una. Maria. Aiuto. Vabbè, io direi che una delle storie che mi è piaciuta di più è sicuramente quella dedicata a Marco Donat-Cattin, che sarà il prossimo singolo, quindi così con la scusa, però non svelo troppo, e lascio la possibilità agli ascoltatori di continuare a seguire Borghesia Violenta, insomma, anche al di là appunto del singolo personaggio. Anche perché, dico questo per spiegare un po', stanno uscendo appunto a pezzetti, diciamo, no? le varie puntate. Al momento abbiamo 3 puntate, se non sbaglio, pubblicate, e quindi ogni blocco, diciamo, di 4, mi pare che abbia detto Paolo, sono, è legato a un personaggio in particolare. Sì, ecco. Sì, nel senso che adesso è uscito appunto il ciclo dedicato a Valerio Fioravanti, sì. Manca una puntata per concluderlo, e poi andremo avanti con appunto Marco Donat-Cattin, che diciamo è l'altra faccia della medaglia, intendo soprattutto per quanto riguarda il colore politico, sì. Poi ci saranno anche Alibrandi e invece il caso sull'uccisione del giovane Sergio Ramelli. Okay. Quindi c'è un po' questo gioco anche di vedere entrambi i lati. Certo. No? Paolo, invece Paolo, cosa che ti ha sorpreso di più o colpito? No, ammetto che effettivamente quello su Donat-Cattin è stato molto interessante, perché con Maria abbiamo deciso di forzare un po' la mano rispetto a quello che avevamo intravisto nel libro, cioè il fatto che comunque si sia rapportato moltissimo con il padre, quantomeno per completa opposizione di atteggiamento in un certo senso, e quindi c'è questa narrazione a doppio binario dove comunque conoscere la figura di Carlo Donat-Cattin, il padre, che è stato uno dei pilastri della DC, un pluriministro, ha fatto la storia dell'Italia, nonostante tra l'altro vari scandali è sempre tornato sulla china, è colui che ha in un certo senso sciolto il compromesso storico dopo la morte di Aldo Moro. Insomma, lì la parte storico-politica è davvero interessante. Abbiamo cercato, è un doppio ritratto, quello di Marco, il figlio, che è quasi inafferrabile, e il padre invece che domina sulla scena in una maniera davvero particolare, quindi quello effettivamente mi ha affascinato. No, l'unica altra cosa invece appunto del ciclo Ramelli, che sarà l'ultimo, è sentire le testimonianze di persone che adesso, nel momento in cui vengono interrogate a processo, hanno fatto carriere all'interno di ospedali, alcuni sono diventati chirurghi, altri addirittura primari, a doversi giustificare 10-15 anni dopo rispetto ad azioni commesse in gioventù, con un eloquio appunto davvero particolare e una testa, un pensiero probabilmente modificati, che però anche loro forse non riescono a spiegarsi bene, quindi insomma ritrovarsi di fronte a quel paradosso, a quella difficoltà, a quel confronto con il passato è stato piuttosto strano, veramente strano sentirlo. Devo dire che uno degli elementi principali è anche proprio questo rapporto con i padri, no? Con le proprie famiglie d'origine, diciamo che si capisce molto, una cosa che insomma è già nota, penso, a chiunque abbia una famiglia, quanto sia influente il rapporto con un certo tipo di paternità e maternità, e quanto possa essere anche, diciamo, dirimente rispetto a quello che succede nella vita di queste persone. Ora non voglio dire che sia solo quello, diciamo, il motivo, però insomma, una bella botta gliela danno questi padri, in molti sensi, giusto? No, ma il retroterra cattolico e borghese comunque sicuramente è lo sfondo principale da cui poi nascono queste cose, quindi sì. Ecco, il podcast pone una domanda, non dà nessuna risposta, però diciamo mette una serie di elementi insieme e lascia un po' aperta alla riflessione. Certo. A questo punto io farei sentire il trailer di Borghesia Violenta, un podcast Emons Records, e a questo punto io vi consiglio di seguire tutti i prodotti Emons Record. Ne abbiamo già parlato in passato, ma se andate banalmente a vedere lo storico dei prodotti già usciti, troverete sicuramente almeno una buonissima percentuale di podcast che da sentire, da ascoltare, specialmente se amate la forma audio, raffinata. Vi ringrazio moltissimo, e a questo punto usciranno tutti di venerdì, giusto? Sì, adesso adesso esce venerdì l'ultima puntata di Valerio Fioravanti, poi facciamo una pausa estiva mettiamola così, per creare un po' di hype in autunno. Adesso decideremo quando uscire con il ciclo dedicato a Marco Donat-Cattin. Benissimo, okay. Grazie mille a Paolo Girella, Maria Saracino. Abbiamo parlato del podcast Borghesia Violenta, che trovate appunto su Emons, prodotto da Emons, su tutte le piattaforme di streaming. Anche GOG Edizioni. Grazie mille. Anche in media partnership con Open, leggo. Giusto, sì. Giusto. Grazie, a presto. Sentiamo. Ciao. A presto, ciao. Emons Record e GOG Edizioni, in media partnership con Open, presentano Borghesia Violenta, i bravi ragazzi del terrorismo italiano. Un podcast tratto dal libro di Nicola Ventura e David Barra, pubblicato da GOG. Il libro è frutto di lunghi mesi di lavoro, mesi in cui sono state ascoltate e trascritte centinaia di ore di deposizioni. Gli audio esaminati contenevano le voci dei protagonisti di alcuni dei processi che hanno segnato le più cupe e sanguinose vicende dell'Italia della Prima Repubblica. Quelle voci, oltre che trascriverle, ci è sembrato naturale farle ascoltare. Lei ci potrebbe fare una specie di sintesi di quella che è stata la sua posizione nel momento in cui ha aderito un po' a questi fermenti di destra eversiva, come si chiamano, cioè, c'è un problema preliminare. Noi in gergo la chiamiamo far politica, da altre parti si dice fare i terroristi, fare gli aggressori. Noi così tra di noi diciamo, ho fatto politica per molti anni, l'ho fatta in maniera molto intensa e molto attiva, senza tappe particolari, senza punti di svolta particolari. Siamo arrivati nel corso degli anni dalla scazzottata, dalla bastonata, alla coltellata, alla pistolettata, alla raffica di mitra, siamo arrivati alla cosiddetta lotta armata. Studenti di medicina prossimi alla laurea, figli di magistrati o di ministri, enfant prodige del cinema italiano. Sono tutti giovani promettenti, bravi ragazzi del terrorismo italiano. Ventenni eleganti, dalle facce pulite e l'eloquio pacato, giovani che a cavallo tra gli anni 70 e 80 danno vita allo spontaneismo armato. Realizzano attentati, sequestri, rapine, uccidono giudici, poliziotti, avversari politici, spesso giovani come loro. Sullo sfondo un'Italia post-sessantottina lacerata da spinte opposte, un retroterra cattolico, un contesto studentesco, sul quale innestare la radicalizzazione politica. Valerio Fioravanti, fondatore dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, enfant prodige del cinema italiano, Marco Donat-Cattin, esponente di spicco di Prima Linea, figlio del più volte ministro della DC Carlo Donat-Cattin, Alessandro Alibrandi, membro dei NAR, figlio di un giudice istruttore del Tribunale di Roma, Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso con una chiave inglese da alcuni membri di Avanguardia Operaia, divenuti poi medici e primari. Borghesia Violenta è un podcast che si interroga su come è stato possibile che i protagonisti della lotta armata fossero giovani, promettenti e di buona famiglia.